Però era molto divertente farli ballare un tango. Questi credo non abbiano mai ballato un tango nella loro vita, forse l'hanno ballato, ma insomma era veramente diverso. E allora questa danza molto elegante, che a un certo punto diventa sempre più animalesca, questi si trasformano in animali finché non sono neanche in grado di ballare questa danza. Allora ho inserito dei cammelli e poi ho inserito dei maiali che erano molto più interessanti. La danza dei maiali era molto più vicina al tango ed erano molto più bravi i maiali di Ginger Fred, quello sicuramente. Fin da piccolo, io sono figlio di un ceramista, pittore ceramista, fin da piccolo sono rimasto molto affascinato dal lavoro di mio padre. Vedevo che nella costruzione dei vasi al tono, quando si forma una forma, hanno un progetto, devono arrivare alla fine, fanno un vaso, ma la cosa più interessante sono i passaggi intermedi, perché sono molto più creativi, nel senso che un vaso è un vaso poi alla fine, però tutto quello che sta in mezzo quando gira questo tornio, allora la forma si dilata, si deforma, prende altri spazi e diventa molto più libera e diventa tutto molto più interessante. Solamente il lavoro ti dà un risultato. Quando ho scoperto il cinema d'animazione, ho trovato che iniziare con un personaggio e andare a finire poi alla fine del film con un personaggio che è completamente diverso. Ecco, quella era la creatività che ho sempre cercato. Quindi posso avere un'idea in testa, ma l'idea deve essere messa sempre in discussione. E questi passaggi intermedi nel cinema sono infiniti. E questa è la cosa forse che mi interessa di più del cinema d'animazione. Da qui ho iniziato a lavorare nel cinema d'animazione a Milano, con la Mixfilm, la casa di produzione di cartoni animati. E si lavorava esclusivamente per la pubblicità, l'editoria. E io avevo uno studio piccolissimo dove andavo a dipingere la sera. E allora passavo le giornate, il giorno lavoravo in pubblicità e la sera mi mettevo a lavorare per i miei quadri, la pittura. Per circa 2 anni ho vissuto un po' questa schizofrenia di fare il lavoro della sopravvivenza, diciamo, dell'animatore classico, e invece la sera dipingevo, facevo le cose mie. E quando dipingevo facevo delle cose. La pittura alta e non aveva niente a che vedere con il cinema d'animazione. Poi per gioco ho iniziato, e perché con la casa di produzione mi hanno detto ma facciamo degli esperimenti, e allora abbiamo sperimentato, abbiamo fatto questo esperimento su Buster Keaton e io ho fatto dei disegni, facevo delle fotografie dal televisore e poi con i pennarelli allungavo, non so, vedevo una gamba di Buster Keaton, allungavo un braccio, allunga un braccio, diventa lunghissimo, poi col pennarello mi facevo una mano enorme. E con questo gioco poi ho ingrandito queste immagini e le ho fatte anche in pittura. E
E quindi la pittura nel tempo è diventata molto vicina al cinema d'animazione. Ho cominciato a fare dei quadri che erano dei film e dei film che erano la pittura in movimento. E ho trovato una strada molto più libera, mentre trovavo prima un imbarazzo maggiore a dipingere queste tele dove la cultura, la storia dell'arte era sempre presente. Facevo un segno e mi ricordava quell'autore, facevo un altro segno, un colore e mi ricordava un altro autore. In questa strada ambigua che è tra il cinema e la pittura ho trovato una cosa molto molto più libera, e quindi nel tempo questo, che è iniziato come un gioco, è diventato un mestiere, è diventato, no, un mestiere non è mai diventato neanche adesso, però è diventato un modo per lavorare, per entrare in galleria, per entrare in televisione, per entrare a fare l'illustrazione, a fare i quadri, è diventato un tutt'uno. E così adesso sono forse un pochino più sereno.